il mondo cambia e si rinnova anche il modo di costruire. Così le aziende individuano nuove strategie per affrontare un futuro che è già cominciato. Come? Reinventandosi con nuovi brand, nuovi servizi e nuovi prodotti. Il 2023 è un anno di grandi cambiamenti per noi. Per Italcementi in particolare, un brand storico in Italia, cambierà il nome, si chiamerà Heidelberg Materials e quindi sarà un cambiamento pieno di prospettive e ci auguriamo di grandi successi. Questo cambio brand per l'azienda significa entrare a far parte di un gruppo globale in tutto il mondo. Pensate, sono 60 paesi, siamo tra i più importanti gruppi di costruzione, facciamo tantissimi prodotti. La cosa più importante è dire che Heidelberg Materials lascia un po' la radice cemento proprio per allargare la gamma prodotti, accettare nuove sfide verso il futuro, un futuro sostenibile e digitale, che vuol dire saper affrontare il mondo delle future generazioni, quindi con prodotti nuovi, con grande rispetto per l'ambiente e in particolare con la digitalizzazione, su cui stiamo investendo molto, sui servizi. La direzione commerciale avrà un ruolo importante, in particolare in Italia, dove il nostro brand è molto forte. Rassicuro voi che siete tutti rivenditori che rimarrà un sacco in cui ci sarà la scritta Italcementi, è un sacco similare, quindi la qualità sarà sempre la stessa. Saremo sempre vicini a voi, perché voi in particolare dovete poi rivendere il nostro prodotto ad altri, sperando di avere il vostro spazio per noi e di continuare questa storia di successo. E siamo consapevoli che non è facile per una rivendita trasferire al mercato un cambio di brand. Per questo motivo abbiamo tantissime iniziative, una un po' particolare che è nuova, che faremo una giornata assieme a voi in rivendita assieme, per chi parteciperà sarà molto bello, ci auguriamo. Poi c'è tanta comunicazione, tanti big gadget che mettiamo in campo, insomma saranno giornate per riprendere un po' il nostro stare assieme, il nostro fare partnership assieme. Previsioni del 2023 e quelle del 2024, a causa del ridimensionamento dei bonus edilizi e del potere d'acquisto così venuto un po' meno da parte delle persone, stanno riducendo il numero dei clienti che entrano nei punti vendita. Questo significa che non ci sono tante strade. O si cercano di fare delle promozioni a prezzo per attirare più clienti, ma questo fa sì che i margini ne possano soffrire, oppure si cerca di aumentare quante più volte possibile le occasioni di vendita che si presentano di fronte al cliente. Cosa significa? Significa che da oggi come Eclisse intendiamo rendere più consapevoli i nostri rivenditori che anche nel settore dei fuori porta esiste un potenziale nascosto che non è più tempo di tralasciare. Eclisse, da un po' di tempo a questa parte, da qualche anno, ha abbinato al suo core business, quello dei controtelai per porte scorrevoli a scomparsa, anche le soluzioni filo muro, un insieme correlato di prodotti: controtelaia scomparsa, controtelaia battente, relative porte, maniglie, vani tecnici, vani di arredamento, battiscopa, che se presentati in un unico progetto possono veramente decuplicare il fatturato di Eclisse all'interno della stessa casa. Pensate che se fino ad oggi mediamente entravano 400 euro di Eclisse in una casa, facendo un cross-selling professionale si potrà arrivare fino a 10.000 euro. Il venditore deve essere bravo a proporre quei prodotti che anche non gli sono chiesti. Il caso tipico è quello del controtelaio. Dietro un controtelaio esiste anche la porta e il privato per questa porta ha quel budget. Di conseguenza, proponendogli anche la porta, aumenta esponenzialmente il suo fatturato. Basta una domanda.
Eclisse rende concreto questo progetto mettendo tutta la sua attenzione verso i venditori da showroom e i venditori del banco edile. Durante la nostra formazione insegniamo loro quando proporre Eclisse, come argomentare, come rispondere alle ovvie resistenze del cliente e soprattutto come chiudere efficacemente una trattativa, di modo che tutta la fatica che si fa per fare un preventivo, ecco, diventi quante più volte possibile fatturato. Anche in Italia il legno è diventato un punto di forza dell'edilizia sostenibile, soprattutto grazie all'avvento del nuovo sistema costruttivo Ixlam e del legno ingegnerizzato come appunto sistemi costruttivi. Austria e Germania, se pensiamo a Nord Europa, sono già molto avanti perché hanno radici storiche sul legno. In Italia si è introdotto il legno come design, come status symbol di avere il tetto in legno. Poi negli anni 80, con gli eventi sismici, purtroppo si è iniziato a progettare in legno perché era più sicuro, più leggero, e adesso siamo arrivati che il dato ci dice che 7 case su 100 in Italia sono costruite in legno. Vantaggi, soprattutto tempi certi e veloci costruttivi, costi controllati rispetto al tradizionale, sostenibilità perché il legno è un stocca di natura la CO2, risparmio energetico, una casa in legno se pensate si può risparmiare fino al 70% rispetto al tradizionale di riscaldamento, il comfort perché il legno è di per sé un materiale che isola dal caldo e dal freddo. In Italia non c'è molta informazione sull'edilizia in legno, da sfatare che il legno è un materiale a rischio in caso di incendio. Poi la marcescenza non è un problema se si progetta in modo corretto e si utilizzano soprattutto prodotti professionali di alta qualità posizionati nel modo corretto. I punti di forza di Old Technic sono sostanzialmente tre. Uno è la formazione. Noi portiamo formazione sul mercato tramite i nostri open house, i nostri speed training e la rotoscuola all'interno dell'azienda. La gamma prodotti che spazia dall'impermeabilizzazione ai sistemi di fissaggio e ai sistemi di sicurezza. La forza vendita, che è una forza vendita dedicata che porta sul mercato le novità e la conoscenza che abbiamo noi da anni sul sistema delle costruzioni in legno. DR ha diverse iniziative strategiche in previsione per il 2024, la più importante è la New Vision commerciale, che mira alla ridistribuzione dei partner sul territorio, alla semplificazione dei materiali da distribuzione e al rinnovo degli showroom con nuove vetrine. Oltre a questo, il progetto più importante all'interno della New Vision è dedicato ai materiali edili. I materiali edili hanno un'importante storia alle loro spalle, si sono evoluti molto in questi ultimi anni, rinnovando lo showroom e ampliando il pacchetto di prodotti che offrono. DR, con tutta la produzione diretta che fa in casa, può offrire ai suoi clienti un pacchetto di prodotti completo e un servizio di pronta consegna. Il vantaggio competitivo del marchio DR affiliato al DR Emporium è quello di avere un unico interlocutore per tutta una gamma di prodotti che produciamo direttamente nei nostri stabilimenti e sono i controtelai per le porte scorrevoli da interni, le porte tagliafuoco multifunzione, le porte club e polylux da cantina, i portoni da garage e le porte interne. Oltre a una rete di 70 collaboratori esterni che possono supportare il cliente in cantiere in fase di preventivazione e rilievo misure. Inoltre offriamo un servizio di post vendita con tecnici qualificati e corsi di formazione su posa, manutenzione e certificazione dei prodotti. Le strategie di marketing per supportare i nuovi affiliati saranno molteplici. Affideremo loro un welcome kit che comprenderà cataloghi e listini e il materiale necessario per brandizzare il punto vendita. Abbiamo costruito una pagina web, un vero e proprio sito per il B2B, dove potranno reperire facilmente schede tecniche, capitolati e disegni in DVG. Oltretutto pubblicizzeremo sul nostro sito internet, sullo store locator, tutti i nostri punti vendita.
In termini di sostenibilità e per l'ambiente, in questi giorni abbiamo concretizzato un accordo di esclusiva per tutto il mercato edile e industriale con una multinazionale spagnola, terza come produttore a livello mondiale, che si chiama Finsa. L'accordo prevede lo sviluppo tecnico-commerciale di un particolare pannello strutturale composito in fibre e particelle di legno, denominato Superpan Build. Si tratta di un materiale con alta percentuale di materie prime riciclate e selezionate, coperto da brevetto internazionale. È un pannello polifunzionale, impiegabile sia come elemento strutturale che come elemento di servizio, grazie alle sue elevatissime doti di resistenza meccanica. È interessante la sua applicazione in svariati utilizzi. Siamo convinti che una volta conosciuto questo materiale può offrire una serie di vantaggi all'utilizzatore con ampia possibilità di applicazione. Gli investimenti che abbiamo introdotto per la realizzazione di questo progetto sono importanti e dedicati principalmente all'inserimento di risorse umane ad alto grado di competenza specifica, oltre da un nutrito programma di sviluppo marketing e commerciale. Il prodotto prevede una forte spinta tecnica e questo fa sì che buona parte del 2024 si è impegnato nella promozione e nella divulgazione. Abbiamo programmato all'inizio del prossimo anno come data di partenza ufficiale in corrispondenza del Clima House.